Scusate, quando la mamma, mia mamma abita qua a fianco, quando la mamma chiama, io corro. Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Allora, nel video precedente stavo dicendo come io abbia curato la mia anima e anche in parte i disturbi alimentari, così chiudendo Instagram per 2 mesi durante la pandemia e andando facendo uno switch su un altro social che è YouTube. Io adesso tuttora uso più YouTube e meno Instagram, perché YouTube mi ha aiutato a disconnettermi con la parte dell'immagine, che voi dite no, ma sono solo immagini, no, non è così, il tuo cervello è bombardato in continuazione. Le ragazze più giovani, io tante volte mi chiedo come facciano nella società basata solamente sull'immagine, come fanno a resistere? Perché ripeto, io quando ero giovanissima avevo solamente le fighe, i culi di Vogue. Aprivo, dicevo, mamma mia, stavo male. Certo, avevo altri problemi in casa, però il fatto che ci sia una società intera basata sull'avere, sul possedere e sull'immagine non aiuta. Cioè, lo psichiatra mi dirà, sì, ma la tua famiglia. E io ti dico, no, è tutta la società che non va bene, che dà ci dice che dobbiamo essere perfette, ce lo dice tutto il giorno tramite, siamo bombardate di immagini. Instagram è il veicolo di questo. Instagram per me adesso, ora è il diavolo, in futuro non lo so. Passando su YouTube, appunto, mi sono affiliata al canale di Barba Sofia, di professore Matteo Saudino, e la mia anima durante il lockdown si è pacificata. Andavo solo piuttosto ignorante per quanto riguarda la cultura antica, la filosofia antica, la Grecia, che poi ha il fondamento dell'Occidente. Mi chiedevo com'è possibile che gli antichi greci non avessero. Cioè, per loro fosse importante l'anima, non il corpo. Noi siamo arrivati, l'Occidente, siamo figli comunque della cultura greca e siamo arrivati a tutto il contrario. Cioè che l'anima, chi se ne frega, può essere anche bella nera come la mia, e dopo fuori, però se non sono vestita bene. Non valgo nulla. E mi sono liberata per 2 mesi da tutte queste sollecitazioni orribili che avevo. E al momento non me ne sono accorta, col senno di poi io so che ha voluto dire tanto. Non solo, ma poi mi sono anche aperta un canale, ho detto, vabbè, in futuro potrei fare anche dei video come tributo a YouTube che mi ha tirato fuori. Io Instagram adesso ho tanti amici su Instagram, seguivano, facevo un sacco di storie molto simpatiche, adesso ho un po' smesso perché è un mio diritto in questo momento tagliare con quel social. Non lo frequento più, non vado sul feed, non guardo neanche più le foto degli altri e questo mi ha aiutato. Ad un certo punto, però, quello che veramente ha fatto sì che io tornassi a mangiare come le persone normali, come mangiavo una volta, tanti, 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 tanti anni fa, prima di ammalarmi, è stato il fatto che mentre ascoltavo YouTube, ho cominciato a muovermi, ma così, senza. È stata una cosa di cui non mi sono accorta. Io guardavo prima Matteo Saudino, Barba Sofia. E ciò lo facevo di notte mentre il mio moroso dormiva, dovevo andare a lavoro e mi mettevo queste cuffie e stavo là in piedi, e no, mentre sentivo lui che parlava con queste cose che ti pacificano l'anima, che ho iniziato quasi così, momenti un po' scombinati. Bene, dopo un'ora che facevo questo, avevo fame, ho detto no, mangiare a 1 di notte. Cazzo, le regole dei carboidrati dopo una certa. Avevo fame perché mi ero mossa così stupidamente, così per un'ora. E sapete cosa? Non me ne sono mai accorta perché le persone tipo. Ero concentrata non su quello che stavo facendo, sul movimento, perché a me non me ne è mai fregato di muovermi. Io non sono mai frequentato palestre. Ma ero concentrata su quello che lui diceva, stavo ascoltando, quindi ascoltavo, nel frattempo mi muovevo, anche insomma dopo un po' con movimenti ritmici, e cazzo, io avevo fame, io giuro su Dio che sono scesa da quel giorno in poi, quasi tutte le notti, verso l'una alle due, a mangiare qualcosa, prima pacchettini di cracker, poi perché avevo fame? E dicevo, ma non è possibile, io non ho mai fatto questa cosa qua in vita mia, senza mangiare, vomitare, giuro su Dio, di giuro su Dio.
dopo una settimana in cui tutte le sere, durante il lockdown, sentivo questo Matteo Saudino, ma non solo lui, poi altri canali di economia, il professor Galimberti, ma sempre cose molto slegate, anzi cose che criticavano la società dell'immagine molto, che quindi la mia anima si riappacificava, mi muovevo in continuazione di fronte al video, allo schermo, come una cretina, direte voi, come una cretina. Ebbene sì, ad un certo punto, seguendo questi video, facevo 2, anche 3 ore. E io, mio moroso mi diceva, ma come mai? Cioè, ordino una pizza. No, anch'io la voglio. Giuro. Perché sapevo che dopo 2 ore io avrei avuto il mio movimento continuo davanti allo schermo e sono tornata a cenare. Bene, dalla pandemia è passato 1 anno e mezzo. Io, quasi tutte le sere, magari vi manderò adesso qualche... Ma su Instagram lo sanno, io mando gli screenshot delle mie playlist, perché poi, dopo questi canali che mi toglievano proprio... Sì, col mio pigiama puzzolente, a un certo punto, ahimè, gli abiti, ho detto, vaffanculo, ma vaffanculo, il capello perfetto, ma vaffanculo. La mia anima stava meglio, ero anche più buona con le persone, più o meno... Devo mangiare, ok? Bene. E questo sarà un altro video. Come finisce l'odio che proviamo per noi stessi, a un certo punto termina, quando iniziamo a mangiare di nuovo. È così. E quindi ho compilato a un certo punto una playlist. Sono passata dai video di YouTube che ancora guardo. Ho mescolato una playlist che io mi sono fatto su Spotify. Spotify è gratuito, c'è cioè la versione premium, io vado con quella gratuita con le pubblicità. La playlist che spesso mi ascolto di notte, una playlist che mi piace. Io sono appassionata di musica alternativa, io ho sempre ascoltato tantissima musica molto alternativa. Ho una playlist di musica molto ritmica, cyberpunk, voi direte, ma ti si matta, così. E io vado avanti per ore, davanti allo schermo, e mangio di notte. Ebbene sì. Vi posso dire questo, non sono mai ingrassata sensibilmente. Allora mi è capitato, se voi guardate il mio primo video che riguarda Instagram, non riguarda, io sono al viso un po' più tondo, sono un po' più, forse ho 1 o 2 chili, 1 chilo in più. Certo, non posso volere tutto della vita, succede che magari mangiando, uno, bene, ma io dopo quel chilo là non mi piaceva, sono umana, voglio dimagrire perché sono fissata. Sono tornata a mangiare un pelo meno, a muovermi di più e sono tornata, cioè, senza buffarmi. È la prima volta in vita mia che mangio pizza a pranzo. Mi è successo, con mia sorella abita a Firenze, mi è successo di mangiare pizza a pranzo, pizza a cena e poi starla 2 ore davanti al video. E io so che sto mangiando normalmente, forse anche più delle ragazze normali che comunque stanno attente alla dieta, perché io so che dopo mi muovo e non me ne accorgo. Io, voi mi direte, vabbè, però questo lo fai in palestra, lo fai... Cosa? Non è sempre così. Io ho sempre odiato le palestre, non sono ambienti che io amo. Non voglio demonizzare le palestre, io non sono ambienti che io amo. E soprattutto per me c'è un grosso scoglio, devo prendere, lavarmi, andare, per andare in palestra, star là. E quando facevo i corsi di body tonic, le volte che l'ho fatto, queste persone si muovevano così velocemente che io e la mia amica a un certo punto smettavamo, era troppo difficile per noi, tutte magrette così. E quindi io le palestre non le frequento, non le ho mai frequentato tranne diversi anni fa, non mi sono trovata bene, lo dico. E ad un certo punto avevo una vita di, sì, di camminate, ma dove, ammetto, mangiavo solamente a pranzo. Adesso che ho i miei canali, la mia playlist, guai chi mi toglie quelle 2 o 3 ore di sera, 2 o 3 ore dal mezzanotte io stacco tutto quello che faccio, mi metto lì, mi muovo e ogni tanto mi capita di mangiare pure mezza pizza, mi è capitato di mangiare pure mezza pizza alle 3 del mattino. È avvenuto il miracolo. Sì, io, sì, mio moroso mi ha detto, beh, cazzo, era ora. Ma perché per le persone normali non sanno che cosa vuol dire per noi tornare a mangiare normalmente. E poi dicevo, ma cazzo, è bastato solamente fare così.
togliere Instagram dalle scatole per un po'. Io adesso non ci vado più su Instagram. Sì, posto un po' di foto, ma non vado più a vedere ossessivamente le Kardashian, quanto sono belle, quanto sono perfette. E mi aiuta. E muovermi davanti a questo schermo, non me ne accorgo neanche, io posso andare avanti tutta la notte e c'è Barba Sofia che parla. E dopo adesso vado anche, so, a vedere anche altri contenuti, senza paura, perché adesso ho preso il ritmo. Io dall'anno scorso, dopo un anno e mezzo, mi sento più forte sulle mie gambe. E sì, l'80% del mio disturbo alimentare se n'è andato nel cesso, perché io mi ricordo l'epoca in cui io minacciavo di suicidarmi, ok? Mi chiamavano l'ambulanza, l'ambulanza arrivava qua, trovava pozze di vomito. Sono venuti i carabinieri a casa mia che volevano farmi il TSO, ragazzi. Cioè, sono passata da che voi potete comprendere, non ho problemi a dirlo, da quadri clinici devastanti al fatto che sì, non voglio dimagrire. Benissimo, mi do tempo, tempo, perché sono umana. Chissà, tra 10 anni, tra qualche anno, accetterò il mio corpo che non è filiforme, il mio naturale non è così filiforme. Può essere che farò un percorso, deciderò di farlo e magari a 60 anni la zia vi parlerà con 5-6 kg in più senza problemi. Succederà, penso che succederà perché ne ho anche due palle, un po' di così, di questa immagine. Però l'80% del mio disturbo alimentare se n'è andato, cioè. Io non ho neanche mai avuto coraggio di dirlo a mia mamma probabilmente lo scoprirà su video perché mi vergognavo, hai capito? Mi vergognavo di dire è successo il miracolo! Quale miracolo? Perché per me è un miracolo, capite? Per me è un miracolo. Senza che io abbia fatto nessuno sforzo, senza farmaci. Ho pensato che nel futuro potrei frequentare magari dei corsi light della IMMA, che voi conoscete, la trovate sulla pagina Facebook Saziare la bulimia e qua sotto c'è anche il link. Ho pensato che potrei fare quello come supporto al mio percorso, perché io non ci tornerò mai più dentro alle buffate, ma neanche mai più dentro all'ansia da cibo. A me non so come dirvelo. Voglio tirare fuori anche voi dall'ansia del cibo e dirvi che si può anche, se non volete ingrassare, se no, si può anche tutto sommato rimanere magre, tutto sommato. Non è forse il massimo del messaggio dire una cosa del genere, ma io so che voi avete paura, che se tornate a mangiare pranzo e cena, diventerete, non diciamo la parola. È una parola brutta, grassa per me è una parola brutta. Potrebbe non succedere, rimanete magre, però mangiate, il vostro cervello assume più nutrienti durante il giorno. Io ve lo dico, l'odio che ho avuto per me stessa e anche per il mondo esterno che si è dimenticata della mia esistenza è sparito. Ok? Io ho fatto dei video l'anno scorso dove mi sono scusata se avevo fatto qualche commento tossico. L'odio è sparito. Questa è la cosa importante. Quindi, ecco, volevo dire questo. Avessi avuto io una zia cattiva che mi tirava fuori per i capelli, mi diceva, prova a fare così, cazzo, non l'ho mai avuta, voglio essere io la vostra zia cattiva. Adesso io voglio terminare con i video a ego riferiti, perché la mia storia l'ho raccontata. Vorrei continuare a parlare di tutto quello che non va in società, delle cose che ci fanno sentire male, inadeguate, del perché sorgono questi disturbi alimentari, di cosa possiamo fare anche per cambiare la nostra visione del mondo, perché la società dell'immagine sì, ci ha distrutto, continuerà a farlo, e perché invece dovrebbe essere il contrario. Dovremmo essere noi, non a distruggere la società, ma a rimettere piedi in società in tranquillità, anche se abbiamo 3 chili in più, sì, lo voglio dire, anche se abbiamo un fisico che non è quello delle copertine dei giornali, perché io tra 10 anni voglio invecchiare tranquillamente, voglio avere 10 kg in più e non dover rendere conto a nessuno. Questo voglio che sia la mia community. Poter essere noi stesse, magre, curvy, anche sovrappeso se vogliamo, senza rotture di coglioni. A questo voglio arrivare. Se mi aiutate, io sono qui. Ciao.